realtà i problemi erano, vuol dire, tre messi insieme: una fortissima insicurezza personale, curioso pensarci, se ci mettiamo che era un bel ragazzo che già era, come dire, di successo per conto suo all'interno del mondo della scena della cultura inglese, era dotato di una creatività e di un'intelligenza musicale sicuramente superiore, ma aveva appunto una forte dose di insicurezza personale. Poi questa insicurezza era mescolata a un difficile rapporto con il successo, con l'industria discografica, con l'idea di dover fare musica anche per denaro, tra virgolette, non soltanto per puro divertimento. Quindi visse malissimo le pressioni che l'industria mise sui Pink Floyd dopo i primi successi, dopo Arnold Lane, il secondo singolo anche che andò abbastanza bene. Però il problema è che all'epoca, noi adesso non ci pensiamo, ma all'epoca realmente non facevano tanti soldi e lavoravano moltissimo, quindi era un continuo incisione, concerto, performance televisiva, altra incisione, altro concerto, altra performance televisiva. Nel breve giro di un anno, almeno di un anno, i Pink Floyd erano già andati in America, vanno già in America per ben due volte. Il buon Barrett, in questo frullatore in cui gli viene chiesto di scrivere altri pezzi, altri singoli, altri successi, perché lui è l'autore principale, ci si mette sopra l'LSD che consuma in quantità industriale. Certamente un problema psicologico, mentale, personale, su cui l'LSD ha un'influenza profondamente negativa, e poi appunto il sopportare male la pressione dell'industria discografica e del successo. Fatto sta che Barrett comincia a essere sempre più assente, lo sapete, loro lo portano in giro, ma nei concerti comincia a non suonare. Alle volte, sotto l'uso della droga, narrano di una famosa session in cui lui suonava sulla chitarra ma non toccava le corde, convinto di star suonando. Insomma, la situazione è abbastanza complicata e gli altri tre soffrono moltissimo questa assenza, tra virgolette, di Barrett, perché diventa ingovernabile. Non sanno esattamente cosa farà subito dopo, nei concerti, nelle performance, nelle performance televisive, come quella che andremo a vedere adesso. Il singolo che preparano, uno dei singoli che preparano, che realizzano, questo Apple and Oranges, che andiamo ad ascoltare, che è un pezzo molto particolare. Sì, intanto, vabbè, esce dopo, nel frattempo è uscito, ascolteremo dopo, un pezzo, il loro primo album, che era The Piper of the Gates of Dawn, che è quello veramente dominato dalla figura di Barrett, totalmente, interamente, senza null'altro. Questo singolo fu fatto sotto pressione, però volevo leggere una frase interessante, perché dà l'idea del bizzarro modo anche di mettere la realtà che aveva, anche perfino autobiografica, che aveva Barrett. Cioè, in realtà era vagamente ispirato, lui aveva una relazione con una modella di nome Lindsay Corner, e cioè aveva messo il nome di questa ragazza in un verso, ma a modo tutto suo. Cioè, sentite come si sente, Lindsay Corner, il verso era: "Cornering neatly she trips up sweetly to meet the people." E poi curiosamente c'era anche un'altra frase che era presa a pari da Sergio Pepper, che era uscito non molto tempo prima, che è "So you might like to know", e probabilmente ispirato direttamente a una suggestione che comunque era arrivata da Sergio Pepper, anche se lui ebbe modo nella sua follia, in quel momento, di proprio in questo momento di pressione, di dire anche qualcosa contro i Beatles e gli Stones, dicendo: ma loro sì, hanno successo perché loro fanno quello che fanno, vogliono, che non era assolutamente vero, perché i Beatles in particolare sorprendevano sempre i fan, che facevano anche fatica a seguirli, ma era per giustificare il fatto che non voleva fare pezzi commerciali. Alla fine la scelta anche di Apples and Oranges non lo fece innervosire ancora di più, e forse anche per questo, un po' per il suo stato mentale, un po' per la polemica, successe quello che successe. Allora, due cose da tenere di questo filmato che è fondamentale: uno, ascoltare Apples and Oranges, perché è un brano assurdo nel senso vero del termine, è una composizione che dimostra come il buon Barrett fosse già oltre le categorie normali della composizione di un singolo di successo, eppure la casa discografica lo pubblicò in quanto tale. Lo sentirete, un pezzo che oggi, credo a occhio, se lo presentano anche la migliore etichetta indie internazionale, forse qualche dubbio lo avrebbero. Ma il bello è che lo incitano e lo portano anche in promozione, vanno in America in promozione, Barrett è sempre più fuori controllo. Mason dice, della cosa che vedrete adesso, l'unico che non si rende conto che il buon Barrett era veramente da un'altra parte è soltanto il presentatore Dick Clark, perché il pezzo viene presentato all'American Bandstand, che era il programma di maggior successo per la musica pop e rock di quel momento.
vedrete Barrett appunto che comincia, è quasi sul punto di mollare, perché di lì a poco l'avventura con i Pink Floyd finirà, ma è abbastanza chiaro che gli altri tre ridono, si guardano, non sanno bene che fare. Beh, e anche il regista inquadra pochissimo Barrett, che in teoria dovrebbe essere inquadrato di più per quello che canta. La situazione è perché abbastanza e di base perché è molto, molto più pezzo quando canta. Allora, questa è Apple Oranges. This particular album by the Pink Floyd, The Piper of the Gates of Dawn, has some very interesting sounds. These gentlemen you're about to meet are on their first visit to the United States. As a matter of fact, they've only been here less than a week, as a matter of fact. Would you greet them warmly, please? The Pink Floyd! Got a flip-top, cigarettes in the pump, in the middle of the top, shopping in shops. Sunshine town, feeling very cool. Met the butchers and the bakers and the supermarket stores, getting everything she wants from the supermarket store. Oranges, apples, oranges. Cornering me, she trips up sweetly to meet the people. She's on time again. And then I catch you by the eye, and I sort of have to think what a funny thing to do, cause I'm feeling very big. That comes immediately to mind. When we go to visit your country, the fellows I know in our entertainment business all say, English food is unusual. What do you think of American food, having eaten here for 2 days? Certo, se io avessi intervistato Pink Floyd, gli avessi chiesto cosa pensa del cibo americano, cioè, mi avrebbero cacciato dalla televisione, mentre invece il buon Dick Clark era il presentatore più in che c'era in televisione all'epoca. Ma insomma, questi erano i Pink Floyd della parte finale della collaborazione con il buon Syd Barrett, perché appunto ne andò molto peggio allo show di Pat Boom, dove appunto il buon Barrett non aprì proprio bocca, quindi lo dovettero portare via perché non sapevano, cioè non riuscivano più nemmeno a fare il playback di qualsiasi pezzo.
Succede che cominciano a prendere, come sapete, David Gilmour per affiancarlo nei concerti dal vivo, concerti in cui Barrett suona sempre di meno, e Gilmour piano piano prende sì, il suo lui, posto. Importante veniva da Shane Cambridge, i tre leader che si succedono, che sono Barrett, Waters e poi Gilmour, ma che già adesso viene proprio preso dallo stesso ambiente di Cambridge, di cui facevano parte, lo conoscevano. Curiosamente ci fu una cosa che forse, lo dico non per disistima nei confronti di Jeff Beck, che è stato un grandissimo chitarrista, ma loro provavano a chiamare Jeff Beck prima. Se proviamo a immaginare in seguito, ripeto con tutto il rispetto per Jeff Beck, ma non era certamente il chitarrista, forse i Pink Floyd non sarebbero diventati quello che sono diventati, avrebbero preso probabilmente tutto un altro corso. Di fatto Jeff Beck forse per la fortuna di noi tutti disse di no, e insomma alla fine dopo varie prove pensavano anche al chitarrista dei Nice, insomma arrivò una telefonata a Gilmour, che nel frattempo stava facendo anche il modello, perché era bellissimo, per sbarcare il lunario, ovviamente era pazzo. Ma hai sbarcato il lunario facendo il modello? Ma perché io l'ho fatto una volta così, perché svelare una volta? Ti pare che non avevi fatto anche il modello? No, avevo 18 anni, ho fatto anche una comparsa, ho fatto un sacco di lavori, un po' estremi. Dovremmo fare una sera per donare una lezione su Castaldo, direttamente. Certo, grazie. Allora, l'incipit dell'unico vero grande disco illuminato e scritto da Barrett, cominciava con un pezzo che ha segnato a lungo l'immaginario legato ai Pink Floyd, cioè l'idea che fosse un gruppo votato a una certa immaginazione di fantascienza, perché il pezzo che era stato Mi Domine iniziava di quello parla, anche se poi in realtà lo stesso Barrett non era così fissato alla fantascienza, però questo marchio rimase a lungo. Allora andiamo a vedere da una registrazione del 68 in Francia, in questo caso c'è Gilmour che è già entrato al posto di Barrett a suonare la chitarra e a cantare. È molto divertente il cofanetto perché ci sono moltissime apparizioni della band in playback e chiaramente la voce è quella di Barrett e il lip sync è fatto da Gilmour perché appunto usavano le tracce registrate da Barrett. Non, questa appunto è strana. The Pink Floyd. Thank you.
entriamo in questa curiosa seconda fase dell'avventura di Pink Floyd, che è una fase completamente sperimentale, un po' perché loro vogliono essere una band sperimentale, un po' perché seguono l'indirizzo che aveva dato loro Barrett, che della sperimentazione aveva fatto la sua bandiera. Dal vivo il gruppo faceva moltissime improvvisazioni, sperimentava con i suoni, anche perché erano non particolarmente bravi tecnicamente. Il migliore era Gilmour, arrivato dopo, ma la band si era costruita sulla capacità di fare poche cose molto nuove e quindi di allargare anche da questo punto di vista i confini di quello che era il rock dell'epoca. Questa fase in cui la sperimentazione diventa il cuore della vicenda, però comincia anche a vedere le prime canzoni scritte dagli altri componenti del gruppo, che per forza di cose non hanno più Barrett come autore. Nel secondo album compare soltanto Jack Ben Blues, che chiude il disco, se non vado errato, ma il resto è tutto scritto dagli altri tre, che si sforzano di fare una cosa che fino a quel momento non avevano fatto. In alcuni casi i risultati sono molto interessanti. Quello che andiamo a sentire adesso è una registrazione dal vivo di un pezzo che è una colonna sonora del film More, che si chiama Green is the Color. Il video è una delle novità che c'è dentro il cofanetto. Ci serve per dire due cose: la prima, che la qualità compositiva dei ragazzi cresce con grande rapidità, cioè loro cominciano a scrivere canzoni mescolando la parte creativa e improvvisativa, oltretutto con un forte rapporto con l'immagine. La colonna sonora infatti era legata a un film e faranno svariate all'interno della loro avventura. Allora, questa inizia qui realmente la fase che poi porterà ai due dischi che ascolteremo in California, nel senso che la storia di Pink Floyd è una storia per molti versi nuova, non solo per quel dato sociologico che raccontava all'inizio, ma anche proprio per un fatto caratteriale, anche l'alchimia che li ha legati sempre, molto insolita, nel senso che i Pink Floyd sono stati un gruppo di conflitti, contrasti, leadership tormentate, raramente hanno avuto momenti di armonia felice, è un gruppo a cui evidentemente un gruppo che aveva bisogno più del conflitto che dell'armonia per creare poi le cose straordinarie che hanno creato, molto diversi dai Beatles, per esempio, che hanno sempre raccontato come storia anche di grandi amicizie. Non era così tra di loro. Faticarono molto a trovare una strada anche per quello, perché il vuoto lasciato da Barrett era anche un altro tema che li ha schiacciati per molti anni, diventando poi alla fine quasi un'ispirazione compositiva, perché poi alcuni capolavori li faranno proprio quando riusciranno veramente a elaborare il senso di colpa per aver abbandonato Barrett in fondo il suo destino di pazzia. E in questo momento stanno cercando qualcosa che ancora non hanno. La pausa, quella del disco che adesso ascolteremo, che è Green is the Color, penso, credo, More fu una pausa abbastanza felice, perché essendo una colonna sonora permise al gruppo, appunto, che stava faticosamente anche con difficoltà di relazione interna a capire dove andare, l'occasione di un film fu come liberatoria, cioè non era il nuovo disco dei Pink Floyd, era una cosa applicata a un progetto di un'altra persona, questo di libera un po', sta di fatto che il disco è un disco tutto da riscoprire, More, che è delizioso. La canzone è molto bella, ha dei pezzi meravigliosi, registrazione sereni, come dire. Registrazione dal vivo del 1969.